Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi siamo sul laboratorio di INE. Stiamo proseguendo il nostro percorso verso la certificazione AGPT e, come visto nell'ultimo video, siamo addirittura d'arrivo. Abbiamo quasi completato tutti quanti i moduli, e quel che resta sono alcuni moduli per quanto riguarda la programmazione che, come vi avevo già anticipato, ho saltato perché ho già alcune conoscenze per quanto riguarda la programmazione. Questi moduli sono molto, molto basici. Quindi ritorniamo al nostro percorso per il Penetration Testing Basic e arriviamo, una volta terminato, alle black box, ossia quelle tre famose scatole, le tre famose computer che dobbiamo andare ad attaccare, che ci daranno più sicurezza per quanto riguarda poi affrontare l'esame. Come già detto, queste tre scatole nere sono un po' più complicate di quello che sarà l'esame, o almeno questo è quello che dicono la maggior parte delle persone che hanno già effettuato la certificazione. Quindi, se riusciamo a fare queste tre scatole in una maniera abbastanza tranquilla, dovremmo essere più che pronti per affrontare l'esame per la certificazione. Oggi faremo insieme la prima. In questa prima black box andiamo a cercare di trovare nella nostra rete quali macchine sono vulnerabili. E una volta trovate queste macchine vulnerabili, dovremo andare ad attaccarle. Ci dice che i tools che andremo a utilizzare saranno Metasploit, Nmap e Curl. Non ci dà alcuna pista, non ci dà alcun aiuto, essendo una black box, non ci dice nulla. L'unica cosa che ci dice è che il nostro obiettivo è di compromettere entrambe le macchine per prendere le bandiere. Quindi, in questo caso, forse un aiutino ce lo dà. Ci dice che dobbiamo compromettere due macchine e quindi andare a prendere due bandiere nelle rispettive macchine. Avviamo il laboratorio e cominciamo. Eccoci qui nel desktop INI, nel laboratorio INI dove andremo a fare la macchina. Apriamo la console e tanto per cominciare andiamo a dare un'occhiata al link che INI ci dà sempre per ogni laboratorio, quindi gli andiamo a dare un ping per vedere se la macchina è up, che è demo.ine.local. Vediamo che la macchina ci sta rispondendo e in più vediamo che il suo TTL è 64, quindi stiamo parlando di una macchina Linux. Se fosse stata una macchina Windows, il TTL sarebbe stato 128. In più qui abbiamo trovato l'IP, che è 192, 127, 101.3. Adesso apriamoci un'altra console e andiamo a dare un'occhiata al nostro IP, dando un if config. Possiamo vedere che abbiamo due interfacce di rete, la prima è la 0 e la seconda è la 1, dove abbiamo un IP 192.127.101.2. Quindi questo è quello che ci interessa. Se noi andiamo a fare una scansione della rete con Nmap, dandogli l'IP che ci interessa, punto 0 barra 24, andremo a vedere quale macchine ci sono su questo segmento. E lui ce ne riporta 3. La 1, la 3 e la 2. La 2 siamo noi, la 3 è quella che abbiamo trovato analizzando il link di INE. Quindi possiamo cominciare a enumerare questo IP che abbiamo trovato utilizzando Nmap con l'opzione -sc per quanto riguarda il controllo di eventuali vulnerabilità con gli script basici di Nmap, il comando -sv per vedere di farci uscire la versione di eventuali applicazioni che sono presenti e l'opzione -p- per dirgli di scannerizzare tutte le porte presenti e l'opzione -open per dirgli di scannerizzare tutte le porte ma solo quelle aperte perché quelle filtrate o quelle chiuse al momento non ci interessano. Gli diamo l'IP che ci interessa, gli diamo ok. Ok, ci ha riportato due porte, la porta 80 e la porta 3306.
Nella porta 80 vediamo che c'è un sito HTTP. Il server che sostiene questo sito è l'NGINX 1.14 e l'applicazione è la CMS, la vediamo qua. Questo è il server e questa è l'applicazione che c'è sul server, la CMS. Mentre invece per quanto riguarda la 3306 abbiamo MySQL di MySQL. Perfetto. Tanto per cominciare ci andiamo a vedere il sito. La porta 80 è la porta di default, quindi non c'è bisogno che la mettiamo. Mettiamo semplicemente l'IP. Ed eccolo qui, questo è il VCMS. Possiamo vedere qua in basso che abbiamo già una versione di questo VCMS, è la versione 1. Quindi, tanto per cominciare, potremo andare a cercarci se c'è una vulnerabilità tramite Metasploit per questa versione. Apriamo la console. E gli diamo search e il nome della versione che era v-cms v1.0. Facciamo una ricerca più sommaria ed eccola qua. Abbiamo un exploit vcms upload eccellente del 2011. Potremmo iniziare a utilizzare questo e vedere se funziona. Entriamo dentro il modulo e una volta dentro il modulo facciamo Show Option, in modo tale da vedere tutte le opzioni che vengono richieste da questo modulo per poi avviare l'exploit. E quello che vediamo è che ci viene richiesto come sempre l'rhost, il remote host, quindi l'IP della macchina che stiamo attaccando, la porta è già impostata su 80, ci viene richiesto il target URI, quindi il link di dove si trova questo CMS. E poi naturalmente l'lhost e l'lport. Andiamoci a settare queste cose. Tanto per cominciare, l'rhost, quindi l'IP della macchina vittima, che abbiamo detto è la 192.168.1.1. Poi ci andiamo a impostare il target. Lo mettiamo sulla radice perché è lì che ce l'abbiamo e poi andiamo a impostare l'lhost che siamo noi, il listening. Abbiamo detto che il nostro IP è il 02, ok, quindi 192 127 101 2. Rifacciamo show option per vedere che tutto sia stato impostato. Infatti qui vediamo la barra per la radice. Qui vediamo l'IP della macchina vittima e l'IP nostro del listening. Gli diamo run e vediamo che è già stata aperta una sessione con MetaPreter. Eccoci qui, adesso siamo entrati. Perfetto, siamo dentro la macchina vittima, quindi possiamo fare un ls in root. E vediamo che qui abbiamo già la prima flag che ci viene richiesta. Diamo una pulita e adesso andiamo a leggerci la bandiera con un cat root flag.txt. E questa è la prima bandiera che ci aveva chiesto di recuperare. Fino a qui nessun mistero. Abbiamo semplicemente scannerizzato la macchina. Abbiamo controllato su Metasploit se c'era una vulnerabilità e l'abbiamo trovata, dopodiché l'abbiamo sfruttata tramite sempre Metasploit e abbiamo aperto una sessione con MetaPreter. Siamo dentro la macchina, ci siamo mossi, avevamo già i permessi da root, abbiamo letto la bandiera. Quello che possiamo fare adesso è tramite il comando ifconfig andare a vedere se ci sono altre interfacce di rete e vediamo che effettivamente ci sono altre due interfacce di rete, la solida di prima, la 0, e poi abbiamo questa Ethernet 1, che qui siamo riusciti a trovare un nuovo IP. Se noi andiamo a fare un ping a questo nuovo IP, vedremo che non lo vediamo. Pertanto dovremmo utilizzare il comando autoroute. Possiamo vedere un esempio: se noi gli diamo run autoroute-h, qui abbiamo un esempio di come funziona.
quello che dobbiamo fare noi è aggiungere la rotta dell'intervallo dp che ci interessa. Quindi in questo caso noi andremo a dargli run auto route, gli diamo meno s lp che ci interessa, punto 0, e gli diamo il meno n 255.255.2.5.0. Come possiamo vedere, qui la rotta è stata aggiunta. Se mettiamo la sessione in background e facciamo route print, possiamo vedere e confermare che la rotta è stata aggiunta sulla sessione 1. Adesso, tramite il comando sempre route, però add, andiamo ad aggiungere il subnet che abbiamo detto che era quell'IP che abbiamo trovato, punto 0. Aggiungiamo il netmask 255.255.255.0 e mettiamo 1 che è l'ID di sessione di MetaPrater. Ci dice che è già esistente. Diamo una bella pulita e andiamo a fare le prime impostazioni, che sono l'rhost, e quindi l'IP che abbiamo trovato, facciamo trattino 10. Andiamo a impostare anche le porte, quelle che vorremmo scoprire se sono aperte. Potremmo mettere la 8080, la 80, la 445, le più frequenti, la 21 e la 22. Fatto questo, diamo run. Ok, la scansione ha finito e abbiamo individuato che sull'IP che ci interessa ci sono due porte aperte, la 21 e la 22. Adesso potremo andare a utilizzare il modulo di MetaPrater, il port forward. Per fare questo dobbiamo prima tornare alla sessione di MetaPrater, quindi facciamo session I1 e qui siamo tornati a MetaPrater. Andiamo a port forward, facciamo meno H, e qui ci dà tutte le opzioni che possiamo utilizzare con questo tool. Volendo noi inoltrare la porta della macchina remota alla nostra porta della macchina locale, quindi potremo anche utilizzare la 123, andremo a dirgli port forward add meno L, la porta che abbiamo scelto locale, la 1234, meno P, quindi la porta 21, e meno R per l'host che è l'IP. Ci dice che l'indirizzo è già in uso, quindi potremo dargli un port forward list. E sì, vediamo che è già pronto. La porta è stata inoltrata con successo, quindi quello che possiamo fare è rimettere la sessione di MetaPrater in background e utilizzare nmap per fare una scansione. Quindi facciamo background e rimettiamo la sessione in background e andiamo a fare un nmap meno ss meno sv per scoprire la versione alla porta 1234 localhost e vediamo la scansione cosa ci dice. Possiamo vedere che nella porta 1234 c'è il servizio FTP e abbiamo una versione WSFTP 2.0.8. Avendo noi fatto svariate macchine in Hack the Box, svariate macchine in TryAcme, sappiamo che questa versione è vulnerabile, però comunque possiamo fare un search e andiamo a mettere il nome della versione, quindi abbiamo detto WSFTP. Gli diamo ok e vediamo che effettivamente c'è un exploit per questa versione. Quindi, come al solito, andiamo a utilizzarlo facendo use 0. Come per tutti i moduli di Metasploit, andiamo a cercare le opzioni per vedere cosa ci richiede.
e quello che ci richiede è l'R-host e la porta. Diamo una pulita e andiamo a settare l'R-host, come abbiamo detto, che è l'IP della macchina vittima. Dopodiché andiamo a settare l'ID, che è la nostra sessione di MetaTrader, quindi la 1, e gli diamo exploit. La shell è stata trovata, il comando shell sessione 2 è stato aperto. Quindi se diamo un ls vediamo che siamo dentro, e se diamo un ls root troviamo l'ultima flag. Quindi andiamo a fare cat root flag.txt, e questa è la seconda flag nella seconda macchina che dovevamo trovare. Perfetto, per questa macchina è tutto, le abbiamo risolte entrambi e quindi la prima black box è stata conclusa. Ci vediamo al prossimo video per fare la seconda. Ciao a tutti!